quinta giornata del Taormina Film Fest. Siamo qui con il maestro Franco Battiato che sta rilasciando un'intervista per noi di Blog Taormina. Ecco la prima domanda. Lei ha conosciuto Giorgio Gaber. È stato Giorgio Gaber a darle il soprannome, diciamo così, di Franco invece di Francesco, vero? È verissimo. Che ricordo ha di Giorgio Gaber? Beh, è stato il mio primo produttore, diciamo, quando avevo 20 anni ci siamo conosciuti e lui faceva una trasmissione televisiva con Caterina Caselli che si chiamava Diamoci del Tu e quindi mi ha detto: sai, Caterina porta Francesco Guccini, dice due Franceschi, perché non ti chiami Franco? Tanto per me va bene. Poi mi chiamavano Ciccio da bambino, no? È un tipico diminutivo perché si chiama Francesco. Ma Gaber era un uomo eccezionale, sì. Infatti, oggi forse ancora più viene ricordato, più Capisco. adesso che nel periodo in cui diciamo doveva essere ricordato. No, ma lui ha avuto un grande seguito, non Sì, però per noi giovani viene riscoperto adesso rispetto e lo so, a. meglio tardi che mai, come si Esatto, dice. e lei utilizza anche diversi generi, ha utilizzato diversi generi nell'arco della sua carriera, musica diciamo romantica, viene da pensare a canzoni bellissime che le ha scritto che parlano d'amore, così anche musica di protesta. Questa che fase è per lei? Di questo momento? Sì. Per adesso, a parte che ho fatto 60 date tra Europa e Sud America e Italia, quindi dovrei riposarmi un po', comunque va bene. Ma aspetto di fare il prossimo film e mi auguro di partire l'anno prossimo per questa nuova avventura. Come Il suo rapporto col cinema, spettatore? sia come spettatore che come regista o comunque come musicista, come vede lei il cinema in genere? Sono uno che può apprezzare qualunque genere se è ben fatto, se no cambio canale. Voglio dire, quando è come dire, uno ha un computer, per esempio, può vedere un film anche in un computer, non è il linguaggio che conta, che è quello che si trasmette, no? Perché a volte non è che i 18 metri, a meno che non si tratta di film colossali dove hai bisogno appunto di. Ma normalmente, non lo so, io il cinema preferisco vederlo da solo, in casa, non al cinema. Questo è interessante. Sì, anche perché non mi ha mai convinto la qualità del cinema, eh. Non è che la trovo così facile, come sembra. Intendo che uno dice: oh, che bellezza, non è così. A volte le fotografie sono scadentissime, specialmente di certi americani che usano quel livore proprio estetico, no? No, non sono interessato, sinceramente. Ho bisogno di immagini che siano importanti da un punto di vista estetico, no? Le scene, per esempio, che normalmente usano. Che sono diventate insopportabili, no? Gli inseguimenti con le macchine, stai 10 minuti a vedere uno e me ne vado in autostrada, mi metto lì e li guardo passare. Quando hai iniziato a dipingere? Nel 90, 91 credo. E da cosa è nata Dal questa fatto che non scelta? accettavo di non essere capace di fare un quadro e ci sono riuscito poi. Quindi le piace comunque mettersi sempre in gioco e non avere dei limiti, penso. Limiti come esseri umani ne abbiamo tanti, Certo. bisogna lavorare per demolirli, i limiti. Esattamente, sì. E poi le volevo chiedere una cosa. Io amo particolarmente la canzone Cura, La Cura. E da cosa è nata questa canzone? A volte, Che poi è una come lei poesia. sa, noi musicisti possiamo scrivere delle canzoni di successo dal nulla così, che magari poi non valgono niente. Quando una canzone arriva di alta qualità è perché fa parte di quella che chiamiamo ispirazione. C'è qualcosa che l'ha ispirata, E quindi beh, questa certo canzone. che sì. Adesso le volevo fare una domanda sulla politica. Era una, siamo già a cinque. L'ultima. È stata eletta Enzo Bianco.
Io avevo letto che lei voleva già l'elezione di Bianco nella... Sì, io gli avevo detto che appunto non doveva andare a fare il Esatto. senatore. Quindi adesso cosa pensa che farà Bianco? Comunque, come vede finalmente averlo sindaco a Catania? Beh, sicuramente ci sarà un cambio di... si gira pagina. Credo che qualche anno sarà buono. Un saluto, può fare un saluto per Blog Taormina? Cara blog Taormina, un saluto. Ciao. Grazie.